didattiche per la scuola dell'infanzia mi hanno un po' scandalizzato, nel senso che le scuole dell'infanzia non hanno gli orari di insegnamento, hanno gli orientamenti, non gli orari. Per cui, nei fatti, inserire un'attività oraria con una materia come la religione è l'unica materia che ha la sua organizzazione orale. Inoltre, l'età dei bambini, gli orientamenti sono molto ben fatti, tra l'altro, erano stati discussi da tutti e quindi c'è stato un lavoro di quasi 2 anni per poter arrivare a un prodotto molto dignitoso. Uno può essere più o meno d'accordo sulle diverse aree, ma c'è quella su Dio e gli altri che dà già una quantità infinita di spunti dall'amicizia alla comprensione delle diverse culture, quella della diversità, al rapporto con i bambini con handicap, quindi è molto ricca di proposte. Però l'altro elemento è che i bambini a quell'età non sono anti-relazionalisti, sono assolutamente deliranti e troppo divertenti. Ci sono bambini che se tu giocano continuamente in una fantasia permanente di teatro. E quindi questa è una capacità umana straordinaria che a quell'età si sviluppa in maniera molto forte, molto evidente, no? Dal bambino che dice quando vede un piccolo zufolo, così piccolo già suona perché lo zufolo cresce, no? E che vede, che gioca con la sabbiera e fa finta che ci sia la pioggia, l'insegnante lo chiama e dice non posso venire, mi bagno, no? Cioè il rapporto fra realtà e fantasia è molto forte ed è lo sviluppo dell'immaginario e che poi viene represso invece molto spesso sia da elementi più logici e più organizzati dei saperi, ma anche dalla stessa nostra società che non consente al bambino un grande ascolto. Quindi l'idea che ci sia una, abbiamo proposto letture per, ma le letture si fanno sui sentimenti, si fanno su tante cose, si fanno sul cielo, su questi elementi naturali, quindi io non ho da proporre nessuna didattica alternativa, ho da proporre che venga tolta l'ora di religione nella scuola dell'infanzia, perché veramente contraria allo sviluppo di un bambino. No? Ho visto scene in cui i bambini scappavano per non stare con l'insegnante, altri che facevano la tipologia religiosa con il padrone a sinistra e l'altro a destra, cioè veramente delle cose. E quelle che riuscivano di più erano quelle che non facevano religione, ma in quell'ora davano la, come dire, attenzione ad ascolto a questa visione più sognante che i bambini hanno. L'altro elemento è anche di tipo economico. Il Comune di Genova spende 18 stipendi per insegnanti di religione che non possono insegnare niente di storia dei bambini. Quindi la mia proposta è non aver proposto ma creare una scuola di qualità in cui si rispetti le grandi competenze dei bambini e soprattutto questa competenza della fantasia, l'immaginario, il fatto che il mondo è vivente e quindi va amato e, come dire, conosciuto e immaginato. No? E, come d'altronde ha fatto tutta la scienza prima di arrivare ad avere, come dire, degli elementi comuni. E sabato c'è un poeta tra l'archivolto dove si parla del rinoceronte disegnato da Dürer. Dürer se l'è fatto raccontare, se l'è immaginato come un bambino, l'ha fatto con i bulloni. Siamo in epoca un rinoceronte con i bulloni, per 300 anni è stata l'immagine scientifica del rinoceronte. E quindi questo aspetto dei bambini che si inventano le cose fa anche, come dire, da una parte rendere inutile un'educazione a un racconto biblico, perché di questo si tratta, e dall'altra fa essere molto prudenti anche nel rapporto tra scienza e fantasia. Non ho altro da aggiungere, mi sembra tutto questo.
quindi casa di vedere questo tipo di progetto, perché anche io vedo in questo progetto delle criticità e le discussioni con le colleghe ci sono state in varie situazioni. Allora, c'è stato tutto un periodo, diciamo, un lungo periodo, nel quale fra le pieghe della legge si riusciva a fare un discorso di non scelta. Cioè io sono anni che ciclo dopo ciclo ho i genitori, spesso volentieri anche i genitori cattolici, che fanno un discorso di unità della classe, no? Per propugnarlo a non scelta. Diciamo che dalla gestione alle Zati e l'attuale dirigente invece leggono la legge, si può leggere in modi diversi sinceramente, perché non si può certo dire che la precedente dirigente, la Nadia Culotta, facesse qualche cosa di illecito o di illegale, no? Però sono sempre quelle leggi, no, che lasciano adito a delle interpretazioni. Allora gli ultimi due dirigenti, diciamo così, invece assolutamente hanno sbarrato ogni possibilità alla non scelta, dando un'interpretazione proprio insomma che sia un qualche cosa che assolutamente non possa essere messo in conto, e a questo punto alcuni colleghi di cui io ho assoluta stima, trovandosi in situazioni nelle quali le classi, cioè non si riusciva praticamente a chiedere ai genitori di allora in questo caso avrebbero tutti i genitori avrebbero dovuto scegliere per il no di non avvalersi della religione cattolica, in modo tale sempre da mantenere l'unità classe, perché il problema credo che sia lo stesso che vale anche per la scuola paterna. Secondo me l'aspetto veramente più deprimente della situazione è il fatto che fai un certo tipo di didattica, fai un discorso di accoglienza, fai un discorso di condivisione, fai un discorso solidaristico, fai un discorso di cooperazione, poi a un certo punto, due volte alla settimana, una volta alla settimana, i bambini si dividono, metà stanno in classe, metà escono, metà... abbiamo sempre, diciamo, tentato, e sono sempre stata d'accordo anch'io, mantenere l'unità della classe, cioè non provocare questa divisione fra i bambini determinata da una scelta ideologica dei genitori, chiamiamola ideologica, chiamiamola religiosa o di appartenenza a varie religioni. Poi nel nostro caso, in particolar modo, adesso non mi ricordo bene, ma mi pare che abbiamo 29 nazionalità diverse, cioè era veramente una situazione che non si riusciva a gestire. Bisogna dire che il fronte, diciamo, dei genitori che a tutti i costi vogliono fare religione, anche quando fai questo genere di discorso, no? Nel senso che chiedi di poter mantenere in qualche modo l'unità della classe, non contravvenire a quella che è la didattica generale, solitamente sono i genitori sudamericani. Bisogna dire che non sono neppure i genitori cattolici o i genitori cattolici che solitamente sono anche genitori che partecipano alle attività delle parrocchie tipo San Siro, Vigne, Maddalena, che sono, lo sappiamo, delle comunità di base, no? Allora era nato in questo senso effettivamente il progetto interreligioso, diciamo, di attraverso un insegnante di religione particolarmente in gamba, disponibile, in gamba disponibile, si era pensato di fare questo tipo di lavoro, di lasciare la facoltà di scelta ai genitori, per cui ci sono i no e ci sono i sì, però di fare un progetto tale che prevede la compresenza dell'insegnante di religione e dell'insegnante di classe. L'insegnante di classe è compresente proprio per come dire, garantire la laicità della situazione, ed è un progetto che funziona a Radagno, ed è un progetto che prevede un'attività comune tra le due insegnanti che si basa più o meno sulla nascita della terra attraverso tutti i vari miti, e dopo di ciò anche uno sguardo, voglio dire, a tutte le religioni
in un modo o nell'altro, con letture di libri. Quindi voglio dire, il progetto ha una sua validità ed era anche forte e grossa la validità delle motivazioni per cui era stato pensato, no? Perché ero d'accordo anch'io con le colleghe di mettere sempre i bambini nella condizione di non doversi dividere, di non dover dare spiegazioni: tu sei qui perché sei musulmano, tu vai di là perché sei cattolico, tu non sei credente, stai lì, quell'altro sta, ecco, in una situazione appunto che ci portava in enorme contraddizione. Qual è il problema però di questi progetti? Che sono legati moltissimo alla persona. Io appunto dico, non sono la migliore difensore di questo progetto, perché? Perché, cioè, come sapete, tutto viene tagliato, no? Vengono tagliati gli educatori, viene tagliato il sostegno, vengono tagliate le classi, i posti, eccetera, eccetera, tranne gli insegnanti di religione. Questi si moltiplicano in una maniera, tanto è vero che nel momento in cui questa collega se n'è andata, perché è andata a lavorare a Sestri, fin lì ce l'abbiamo ancora fatta, perché ha fatto proprio un passaggio di consegne ad un'altra persona, che è quella che c'è ancora oggi, che segue il progetto e che è una collega con cui si lavora molto bene, un insegnante di religione, al di là del discorso di come entrano, di quelle che sono, questo è un altro discorso, però diciamo del discorso di principio che io sento moltissimo, ma a volte bisogna anche accettare, diciamo, il fatto del giudizio, diciamo, sulla singola persona, che comunque si dà un grande affare proprio per far funzionare questo progetto. A un certo punto però le ore della persona in questione non bastavano più, no? E quello che mi piace è che la curia accetta sempre che il progetto venga portato avanti da chiunque. Il primo che arriva può, per esempio nella mia classe 2 anni fa, la situazione che si è venuta a creare 2 anni fa, quando abbiamo iniziato con le prime, io mi sono ritrovata con un insegnante di religione che era un insegnante di religione, una catechista, una vera e propria catechista, che pur di mantenere le ore, la curia pur di mantenere le ore, pur di, no? Di fare tutte queste cose, diceva: no, ma progetto lo faccio anch'io. Allora ci mettiamo d'accordo, se è una cosa seria, nel senso che è studiata, progettata, condivisa, non basta subentrare, perché non è così semplice, immagino, anzi è una cosa decisamente delicata, no? Non è un problema semplicemente appunto di narrazione, per cui uno arriva lì e fa un mito al giorno e andiamo avanti, no? E va il medico di torno, andiamo avanti. Per cui io mi sono, per esempio, rifiutata di fare da garante di questa insegnante di religione e ho richiesto nuovamente che venisse applicato il discorso dell'attività alternativa, no? E dopo di ciò, vabbè, è bastato un anno perché tutti i genitori scegliessero di non fare religione. Nel senso che effettivamente io giuro che non ho mai, anche se la tentazione a volte è forte, perché ho passato tutta la mia infanzia fuori dalla porta, quindi ho un po' di revanchismo proprio di tipo personale, però non ho mai fatto una concorrenza sleale, nel senso di prendere i bambini, portarli, che ne so, a cantare, ballare e fare pittura, naturalmente. Ho scelto un programma che avesse una sua, anch'io l'ho sempre fatto questo lavoro sui miti del mondo, per cui ho fatto questo discorso, come nasce la Terra, ho portato persino anche due quaderni, legato moltissimo a un aspetto grafico, quindi tutte le ipotesi dei bambini, così secondo una logica di costruttivismo pedagogico, quindi abbiamo fatto i miti, le leggende, poi abbiamo fatto un lavoro sulla fiaba. Quest'anno per esempio facciamo proprio invece un lavoro sulle vite vissute, abbiamo iniziato con Nel mare ci sono i coccodrilli. Io adesso non ne avrei neanche più bisogno, perché nessuno dei miei bambini fa religione, cioè tutti i genitori hanno scelto per il no, però ho pensato di mantenere comunque 2 ore di attività alternativa, proprio per mantenere questo baluardo, diciamo, dell'attività alternativa
in modo da poter sempre creare dei gruppi eventualmente. Non tutte le colleghe hanno agito così, nel senso che ad esempio oggi noi abbiamo 3 insegnanti di religione che girano per la Danna, ne avevamo una, adesso ne abbiamo 3, appunto, loro riescono a moltiplicarsi mentre gli altri perdono il posto. E, però appunto più o meno, certo è diverso il lavoro fatto dalla persona che l'ha progettato, condiviso, tutto quanto, è un progetto che secondo me ha una validità enorme. La criticità è data dal fatto che è molto legato alla persona che lo fa e alla condivisione, diciamo, del progetto da parte degli insegnanti di classe e degli insegnanti di religione. Cioè è una cosa, secondo me, buona, difendibile, perché anch'io ritengo che la cosa principale sia quella della inclusione assoluta, no? Proprio perché mettiamo pure che oramai nelle nostre classi non ci sono più i bambini che sono soli. In molte scuole ci sono, no? Però nelle nostre classi non abbiamo mai avuto il problema del bambino che sta solo in un'altra classe, o cioè di solito la classe quasi si spacca a metà, però è una situazione un po' particolare. Ma anche questo è una dimensione che non ci è mai piaciuta. Per cui io so il motivo per cui è stato fatto questo progetto di interculturale e interreligioso, so perché è stato fatto, ritengo che in certe situazioni funzioni benissimo, nel senso che però è molto legato alle persone e non sempre, insomma, io personalmente mi sono rifiutata di farlo perché non ritenevo di dover legittimare la presenza di un insegnante di religione che secondo me nulla aveva, cioè c'è proprio un interesse nel mantenere i posti, ecco, da parte della curia e dall'altra parte il loro interesse. Intanto mi presento, sono Maria Chiara Giorda e io sono una ricercatrice all'Università di Torino di storia delle religioni. Tengo a dire questo perché è di lì che parte l'esperienza che sto in parte coordinando, in parte vivendo nella città di Torino, e credo che sia importante dire questo perché appunto sia il contenuto che io e i miei colleghi stiamo dando all'ora alternativa, sia anche proprio il tentativo di fare sistema, derivano dal fatto che a Torino, come in altre città d'Italia, in altre facoltà universitarie italiane, esiste un corso di laurea di storia e scienze delle religioni, esiste una cattedra di storia delle religioni e quindi il nostro punto di partenza è accademico, ma non lo dico per snobismo noi dell'università, tutt'altro, quanto per dire che all'università in Italia, come in altri paesi d'Europa e del mondo, esiste una cattedra di storia delle religioni in un'università pubblica, fino a prova contraria, laica, e per cui il nostro punto di partenza è lì ed è uno studio scientifico delle religioni come idea di partenza per costruire poi un'ora alternativa alle scuole superiori. Da un po' di anni, infatti, studiando, facendo ricerca nel campo della storia delle religioni, ho cominciato ad approfondire, non da sola ma con altri colleghi, il tema proprio della didattica della storia delle religioni, della didattica della religione, l'epistemologia della religione. E quindi ho fatto un po' questo percorso per cui dallo studio, dalla ricerca, sono passati insieme ad altri alla didattica e quindi abbiamo cercato di costruire un ponte tra l'università e la scuola. Questo succede a Torino, succede a Venezia e succede a Roma, perché abbiamo poi, col passare del tempo, cercato di creare anche una rete e per cui in queste 3 città ci sono una serie di laboratori sperimentali. Per quanto riguarda Torino, allora che cosa è successo? È successo che da 2 anni a questa parte, lavorando molto sul campo e lavorando con le scuole torinesi, siamo riusciti a avviare, io direi, almeno 2 progetti che mi interessa così presentare rapidamente. Il primo è quello che appunto vi aspettate un poco di più, che è questo progetto che abbiamo iniziato l'anno scorso in alcune scuole medie superiori di Torino, per la precisione sono 6 scuole superiori, perché grazie ad un finanziamento della provincia di Torino, l'assessorato alla cultura della provincia di
cittadino, siamo riusciti a costruire un percorso che è iniziato appunto l'anno scorso, più o meno di questi tempi, di formazione sulla storia delle religioni, per cui l'anno scorso, in primavera fino a luglio, abbiamo fatto una sorta di corso di formazione per docenti delle scuole superiori che hanno aderito al progetto, e quindi noi ricercatori, professori, poi in particolare l'ho gestito io, abbiamo fatto come un pacchetto di formazione di storia delle religioni, proprio perché il problema anche che emergeva dal contributo di prima è poi chi va a insegnare queste materie non è che può farlo totalmente improvvisando, leggendosi due testi, è certamente un corso di formazione. È durato circa 36 ore, non risolve così il problema, però è un buon inizio anche per fornire della bibliografia, dare insomma dei testi da studiare. Quindi nei mesi dello scorso anno abbiamo fatto questa formazione agli insegnanti, e poi questi stessi insegnanti più altri che si sono poi continuati a formare anche a partire da settembre, quando sono stati nominati, hanno iniziato a settembre del 2011 questa ora sperimentale di alternativa di che cosa? Di storia delle religioni e del libero pensiero. Perché questo progetto, come voi vedete da questo piccolo testo che sto proiettando, è organizzato dal CESEDI, che è questo centro di servizi e didattica che è legato all'assessorato della cultura della provincia di Torino, e dalla Consulta torinese per la laicità delle istituzioni. Nonché in collaborazione con il primo centro interfacoltà di scienze religiose, che è proprio quello dove lavoro io. Quindi queste anime diverse hanno creato questa denominazione di storia delle religioni, facendo proprio riferimento alla cattedra in Italia, alla tradizione degli studi di storia delle religioni. Io direi che ci parlano di un mondo più che laico, il cui insomma grande primo pioniere fu Raffaele Pettazzoni, docente dell'Università di Roma, che ha proseguito negli anni, tuttora direi vive e dà prova di sé a livello mondiale. E poi quest'anima invece è spiccatamente laica sui temi del libero pensiero, anche della storia dell'ateismo, che è rappresentata dalla Consulta per la laicità delle istituzioni. Quindi che cosa sta succedendo concretamente? Sono state attivate una media di circa tra le 10 e le 15 ore di alternativa per ciascuna di queste 6 scuole, classi, per cui tot di classi, con gli insegnanti nominati, e in questo momento loro stanno facendo dei percorsi diversi a seconda dell'età e anche a seconda insomma del tipo di scuola in cui stanno insegnando loro alternativa, e io mi occupo di coordinare, di fare una sorta di tutoraggio, alle volte di fare delle lezioni direttamente in classe, perché grazie a questa, alla seconda tranche del finanziamento, c'è un minimo di budget per fare anche degli interventi nelle classi, quindi in qualche modo io faccio l'esperto che va in classe di tanto in tanto, in classe, nella parte della classe che ha scelto l'alternativa, a fare un intervento o una lezione. Questo progetto ha appunto avuto la fortuna di essere sostentato anche finanziariamente in più, e quindi di aver avuto la possibilità di un coordinamento, di un'organizzazione. Che cosa stiamo facendo perché si autosostenga se dovesse mancare questo finanziamento della provincia? Stiamo raccogliendo tutto il materiale prodotto, mettendo insieme poi le cose che insomma ho in parte già scritto, sto scrivendo, sto studiando. Fabio, ti chiedo una cosa proprio da spot, non pubblicitaria, però se vuoi far girare il libro così vedete anche insomma di che cosa, qual è una prima tappa di questo lavoro che ho fatto. Il libro che ho scritto con il mio collega Storia delle religioni della sapienza sulla materia invisibile. Quindi come vorremmo che una materia invisibile, la storia delle religioni, diventasse visibile nella scuola di oggi. E dunque stiamo facendo, quindi il nostro obiettivo è quello di per la fine di quest'anno scolastico avere un manuale didattico, quindi non più un saggio di riflessione, ma proprio un vero e proprio manuale che possa essere utilizzato da qualsivoglia docente di ora alternativa sui temi di storia delle religioni e del libero pensiero, in maniera tale che con libro, con schede, con strumenti didattici un insegnante, un buon insegnante,
l'insegnante possa cavarsela da solo senza appunto l'esperto o questa sorta di formazione di coordinamento. Quindi appunto è pensato per le scuole superiori e sarà prodotto perché insomma fa parte anche questo del pezzetto. Sì, nel senso sì, però l'idea è proprio anche quella di fornire poi uno strumento, è possibile che la provincia di Torino ne copi, ne compri un tot di copie per distribuire, quindi ci stiamo organizzando, nel senso che ovviamente mi sono trovata, questa è un'esperienza proprio così concreta che vi racconto, ad avere a che fare con colleghi magari anche ben più scafati e la scuola di me, anche insomma insegnanti doc di storia e filosofia, di lettere, che magari hanno 20-25 anni più di me, ma che non avendo mai approfondito, studiato in particolare questa materia delle storie delle religioni, hanno avuto bisogno ovviamente di indicazioni, di una formazione, di un confronto in itinere per svolgere questo progetto. Posso parlare ancora due minuti per dire anche di un altro progetto torinese che mi sembra interessante insomma, da condividere, vale a dire un progetto che invece è partito nelle scuole elementari. Qua non si tratta tanto di solo di storia, scusate, di ora alternativa, ma anche di laboratori fatti quindi per l'intero gruppo classe, è fatto proprio sul doppio binario apposta, nel senso una parte fatta di laboratori con il gruppo classe, una parte di lavoro sull'ora alternativa, e sono stati attivati anche a partire dal mese di novembre una trentina di pacchetti orario su classi delle elementari e delle medie inferiori a Torino e una ventina a Roma, grazie qui invece a un finanziamento della tavola Valdese per l'8 per 1000 che ha finanziato questi percorsi di storia delle religioni e del libero pensiero pensati invece per i bambini, i ragazzini delle medie. Anche qua l'obiettivo è quello di appunto fare questo percorso e poi produrre alla fine del percorso lo strumento didattico e quindi il manuale didattico con schede operative, per cui potrebbe diventare un altro degli strumenti che poi rimane, che resta e che può diventare insomma ad ausilio di chi come noi reputa che la storia delle religioni possa essere uno dei contenuti validi per riempire quest'ora alternativa. Questa è un po' l'esperienza che insomma è a Torino in campo in questo momento. Per fare insomma una sintesi, credo che in una città come quella da cui provengo, alcune delle più grandi scuole superiori hanno iniziato a veramente prendere sul serio la possibilità di avere un'ora alternativa riempita di contenuti, nonché una scuola elementari e medie, anche lì si tratta insomma di una trentina di classi però sparse per il territorio, direi che c'è un bel fermento e che insomma ci fa sperare, poi stiamo senza entusiasmarsi più di tanto mai per nulla, però ci fa sperare che si possano moltiplicare. Dicevo prima anche alla professoressa Ghiron che è molto importante che ci siano anche le istituzioni dalla nostra parte che sostengano, che ci diano una mano non solo economica ma anche a livello di comunicazione, a livello di organizzazione, a livello anche per esempio di spazi offerti nel progettare e nel coordinare, perché credo che, lo dico forse con l'anima un po' sabauda, il tentare di far sistema, di mettere in rete, di organizzare e quindi anche di moltiplicare le buone pratiche e raccontarcele così come state facendo voi sia molto importante per appunto uscire poi dalle mura delle singole scuole. Direi questo, non so se insomma ci sono domande, commenti o richieste di spiegazioni, o comunque ho girato un po' di materiale, tutto disponibile, spero di poterci dire tra qualche mese che quei due appunto manuali, uno per le elementari medie, vedremo anche come differenziare uno per le superiori, possano essere a disposizione di tutti, perché potrebbe essere un materiale didattico importante. Credo che in questo caso il fatto di avere dei poli universitari come Torino, come Roma La Sapienza e Roma 3, come Ca' Foscari, che sostentano, danno ausilio, danno
istituzioni per il coordinamento, anche per portare su tavoli accademici e anche alle volte politici questa questione sia una bella occasione, e credo che il legame tra università e scuola debba essere coltivato il più possibile, che sia uno dei problemi del sistema educativo italiano in questo momento. Quindi è una cosa piccola che si concentra su una materia in particolare, ma credo che sia l'interesse di tutti appunto cercare di rinstallare, di coltivare quel legame tra scuola, percorso scolastico e percorso universitario. Mi chiederei una cosa, le scuole superiori sono tutti licei o sono presenti anche studi tecnici? Ci sono, c'è un polo chimico, cioè quello che noi chiamiamo ex polo chimico, poi c'è un istituto tecnico e poi c'è ci sono due licei scientifici, un liceo classico e uno psicosocio pedagogico. Quindi abbiamo anche per questo immaginate che cosa significa insegnare la storia delle religioni a una prima tecnico, così come a una terza liceo classico, uno si deve ovviamente inventare materie e percorsi totalmente diversi, con linguaggi totalmente diversi, e qui anche il grande sforzo, insomma, di immaginare, inventare, costruire e nello stesso tempo cercare comunque di tenere una base comune, un linguaggio comune. Un'altra domanda, dei gruppi religiosi che hanno aderito al progetto, oltre alla Tavola Valdese? No, la Tavola Valdese è stata solo il finanziatore, perché per scelta abbiamo proprio evitato di collaborare direttamente con dei gruppi religiosi. Devo dire che altro gruppo sono religioso? No, devo dire che noi abbiamo proprio provato a chiedere i soldi di questo finanziamento dell'8 per 1000 e appunto, a parte ricevere i soldi, nessuno ci ha chiesto nessun tipo di esplicitazione del fatto che o ingerenza o possibilità di partecipazione, proprio perché sempre nell'ottica di studio scientifico nella storia delle religioni e in particolare la mia posizione è quanto più distante dal dialogo interreligioso, non è quello, non stiamo parlando di quello che va specificato, e tantomeno appunto di esponente credente o religioso che va a insegnare per qualcosa della sua propria religione. Quello che dico sempre dai bambini e agli adulti è che avete di fronte una persona che vi parla di religioni, che io sia atea, che io sia cristiana cattolica, che io sia induista, buddista o neoconvertita a qualche movimento new age, a voi non deve interessare, esattamente come può non interessarvi se mi piace di maschio le femmine o se sono di destra o di sinistra. Quindi per me questo è un elemento molto, cioè per noi è un elemento importante, quindi ci sta anche appunto il fatto di volontariamente evitare quelle cose di testimonianza di fede, di esponente della religione che si piega. Salve di Apertani, mi chiamo Claudia Bovero, sono insegnante di lettere. Però da 2 anni, dall'anno scorso, ho scelto di dare la mia disponibilità per le ore di alternativa alla religione. L'anno scorso avevo solo 2 alunne, una in prima e una in terza. Quest'anno perché noi abbiamo due, adesso ci separano, avevamo una sede distaccata in Cabrini e lì erano veramente pochi bambini che facevano la religione, proprio delle mosche bianche tipo 1 o 2. Infatti l'anno scorso avevo proprio una singola alunna per classe. Quest'anno invece in sede abbiamo anche tanti bambini, ma non solo stranieri, anche bambini italiani che non fanno la religione, adesso non mi vado ad essere la religione, e quindi ne ho circa 5 in prima e in terza ne ho pochissimi 2. Peraltro quest'anno l'ho scritto anche nel forum, sto facendo solo supplenze, ma mi porto dietro tutto il mio bagaglio della programmazione che ho preparato e la trasferisco nelle classi, infatti un po' di maggiorazzi che... Fai supplenze durante l'ora di alternativa? Sì, proprio il collegio docenti ha deliberato, allora ha definito delle tematiche,
Poi all'interno di queste tematiche la programmazione, infatti sono molto contenta di aver avuto questa occasione per poter un attimo riordinare e raccogliere i miei materiali, perché poi ho intenzione di presentarli anche al collegio docenti della mia scuola per confrontarmi meglio con i miei colleghi e per inserirli nel POF. Perché fra l'altro la scuola sono funzione strumentale POF, quindi questo qua per me è un momento di riflessione importante. Proprio il collegio docenti ha approvato la prima, cioè nel caso di supplenza l'insegnante di alternativa, ad esempio anche l'insegnante di religione, io supplisco l'insegnante di religione. Però io per di religione, no? No, no, anche delle arti, grazie cara mia, giro la scuola, insomma faccio supplenza dovunque. Però cosa buffa che quando arrivano i corsi ricorda, andiamo avanti con quella, vabbè. I ragazzini tra l'altro è così, ma magari possiamo un attimo su questa cosa per spendere, perché in effetti, cioè sembra un modo per far entrare delle ore a pagamento sotto altro. Allora comunque noi abbiamo scelto proprio come tematica l'educazione alla pace e l'educazione alla mondialità. Allora, l'educazione alla pace più rivolta alle prime medie e poi ho fatto messo spunti perché ho raccolto alcuni materiali che avevo utilizzato, poi in effetti alcuni purtroppo l'anno scorso un po' cattiva abitudine, cioè non li ho tenuti, proprio tutto questo gioco della pace sono portato via la bambina, peccato, perché in effetti magari è utile anche condividerlo, rifletterci un attimo insieme. E ho messo e oltre perché io ho cercato anche con delle idee che avevo di mettere degli spunti per queste attività che poi possono procedere in seconda e in terza. Allora questa prima parte serve un pochettino per dare l'idea dell'impostazione che io ho dato. Voi conoscete tutti quanti i lettori di soli, qua mi ricordo forse un po' quello che diceva Marina Cipieri, ma anche la collega della Dana. Cioè la parte iniziale di un capitolo quando Peter dice che appunto lo considerano gli adulti un bambino difficile e poi lui da adulto ha capito perché lui stava sempre zitto e da solo pensava ai suoi pensieri e in effetti lui ragiona dicendo che se si fosse spiegato un po' meno tempo a stare insieme a convincere gli altri a fare lo stesso e se ne fosse dedicato un po' di più a stare da soli a pensare a chi siamo, a chi potremmo essere, allora il mondo sarebbe stato un posto migliore magari anche senza le guerre. Allora questo discorso della guerra, vabbè, nel discorso della pace è sempre quasi una cosa per cui gli opposti sempre vengono fuori, però purtroppo lo vedremo più avanti, come anche poi nella definizione del tema, che cos'è la pace, la guerra emerge in una maniera incredibile. Allora queste sono le finalità del progetto. Ecco, premetto che questo è il progetto come ognuno di noi, lo so, perché come qua la dominante, perché io ho lavorato per un anno fa, cioè una programmazione unitaria con gli obiettivi condivisi, cosa bellissima. Noi abbiamo degli obiettivi condivisi, però ovviamente poi ognuno si ricala qua nella sua realtà. Quindi questa è la mia dichiarazione. Allora, queste sono le finalità, comprendere quanto sia importante prestare attenzione agli esseri umani, alla loro felicità, alla loro salute, comprendere che la pace è un'azione volta a valorizzare tutte le culture, tutte le tradizioni, anche le più piccole, al fine di stabilire un corretto rapporto tra tutti gli esseri umani, tra gli esseri umani e la natura. Questi sono un po' gli obiettivi che poi diventano anche come dire, degli strumenti programmatici, sapere leggere la realtà che ci circonda partendo dal vicino, questo proprio nella prima, riflettere sulle differenze, sulle somiglianze, individuare gli stereotipi, chiaramente limitando perché i bambini di prima sono tutto sommato piccolini, anche uscire dai pregiudizi, ragionare con la propria testa mettendosi nei panni degli altri. E diciamo che proprio il lettore di sogni, un libro secondo me stupendo, perché in mille modi, basta pensare al capitolo gatto, in cui il Peter entra nel gatto, è proprio una meraviglia, è proprio il discorso della fantasia del bambino, che non serve per evadere dalla realtà, ma per conoscerla meglio. Allora, la prima cosa che ho cercato è proprio di mettere delle cose che ho fatto con i bambini. Allora, questa l'abbiamo fatto con i ragazzini di terza, in supplenza di una prima. Quindi una prima inizio anno. La pace che cos'è? Loro si sono dovuti concentrare e hanno scritto le prime tre parole che a loro sono venute in mente. Io qua le ho buttate così, cercando di colorarle per darvi un'idea. Quelle scritte più grosse sono quelle che sono state più gettonate. Ci sono delle immagini ovviamente stereotipate. Quello che ad esempio ha colpito perché poi i ragazzi di terza hanno preso tutto il materiale, l'hanno poi ordinato, l'hanno poi rielaborato. Allora, intanto questa presenza, se ci fate caso della morte, della guerra, del sangue,
del suicidio, cioè pensando alla pace, perché poi ho fatto dei disegni terribili di morti, con schiavi di sangue, cioè uno dice ma allora questa pace la vediamo essere in funzione della guerra. Poi vabbè, invece cose molto belle, vivere, poi ad esempio i bambini che giocano, perché questo poi diciamo che poi il percorso successivo, è vero che faccio la mia convenzione, io prima lavoro soprattutto sulla convenzione sui diritti dell'infanzia, però poi è anche bello vedere dove vanno loro, cioè che a un certo punto dobbiamo seguire loro. Poi ad esempio il discorso della famiglia, qua vabbè, visto anche la religione, ovviamente se in una classe c'è anche il discorso della religione e di Dio, l'avevo tirato fuori, bellissimo il silenzio ad esempio, la notte, che poi della notte, che generalmente è interpretata come paura, il bambino che l'aveva scelto ha detto che lui doveva una gran tranquillità, il silenzio nella notte, nel brivido della stanza, perché poi ognuno di loro, ed erano entusiasti, mi è capitato di ritornare la settimana dopo a far supplenza, questi qua erano quelli che aspettavano per andare avanti, per lui è anche buffa sta cosa, cioè buffa un po' grottesca, vabbè, e poi solidarietà, libertatore, eccetera. Allora, qua abbiamo fatto alcune riflessioni, li hanno fatti i bambini stessi, cioè il fatto degli opposti, molte parole, che la pace vuol dire tante cose, che però molti pensano le stesse cose, moltissimi pensavano di più alla guerra, non alla pace, molti pensavano di stare in famiglia, ma senza pace non c'è guerra e viceversa, però la conclusione è che noi non possediamo la pace, forse non sappiamo neanche che cos'è. Cioè questo era molto fare le bambini ultimamente, cioè la pace come una cosa più interna dell'essere umano, a prescindere dal discorso religioso, come una pace interiore, che secondo me è un aspetto questo qua, comunque dell'aspetto interiore della persona, che è molto importante. Ecco, poi un'altra volta, allora ho fatto fare un rilassamento, gli ho fatti pensare a delle immagini di pace, a quello che loro vedevano, e poi scriverlo tipo storia. Allora, questi sono sempre bambini prima di un'altra classe molto piccola, insieme ai miei che mi seguono, e avevano scritto un bambino mentre ero stato rilassato, pensavo alla parola pace, mi sono apparse immagini di uomini che morivano e certi che ammazzavano gli altri, cioè le mogli piangevano, i figli si suicidavano, ho pensato, ma che cosa serve la guerra quando si può vivere nella criminalità? Questo di nuovo, ma questo qua secondo me è anche molto la televisione, le immagini che vedono la telegiornale, le loro paure. Ho visto un bambino che gioca con un ramo in un bosco. Dopo qualche minuto un uomo indivisa con una pistola e spara. Come mai? Non sembrava diverso, non sembrava più brutto, più magro, più grasso di altri. Qua è il linguaggio comunque semplice dei bambini. Questo è carino, cioè, ho visto un paesino, un ragazzo che stava camminando per strada, quando un tratto è caduto in un buco con della spazzatura e lui inizia a gridare la parola pace. Piano piano spariva la spazzatura e lui si arriva. Quando uscito dalla buca ho visto un paese tutto nuovo e nero. Allora, questo qua più o meno è un po' il percorso che è successivo, cioè attraverso la lettura, ecco io anche ho lavorato sui miti, su alcuni miti, soprattutto quando ho visto uno dopo, successivo, miti ad esempio dei peli rosse d'America, poi presi da uno fuoco di Brown, oppure miti Indios della foresta amazzonica. Quindi leggiamo se abbiamo foto e ascoltiamo anche musica oppure vabbè, vediamo dei film, ma soprattutto lavorare sulla parte del pensiero. Cioè uno spazio, questo è l'alternativa per stare anche in silenzio, pensare e lavorare, ma per il piacere proprio di farlo. E io che entro nei panni di che cosa farei? Poi vabbè, questo vabbè, qua ho fatto io i pasticci che sono granato, ho messo mia genere di mia donna per non succedersi niente. Allora, questo qua è un racconto molto carino, magari lo conoscerete, quella sia la donna capo, ma c'è questa donna capo molto saggia che riesce a, io ho messo solo l'inizio, praticamente ha talmente successo che tutte le tribù convergono sul suo villaggio, ha questo enorme villaggio che si sviluppa su due sponde di un fiume e poi le unisce queste due sponde per evitare che gli abitanti perdano tempo per aiutarsi a costruisce un bellissimo ponte, sembra il regno della pace, della serenità, dove tutti stanno bene, eppure basta un elemento qualsiasi, un cane bianco, significante, che viene trovato dal Brasile, che diventa
prendo d'asilo proprio l'elemento su cui si focalizza tutto il suo interesse per spezzare questo equilibrio. Io infatti sono arrivata, cioè ho fatto questa è la prima parte del mito, mi sono fermata a un giorno, quando appunto Godasio decide comunque di tenere questo animale, nonostante una parte del villaggio, quella che si trova in verso il suo ricordo, sulla sponda le chiede di ucciderlo e lei decide invece di tenerlo, e io mi sono fermata lì, i ragazzi hanno anticipato tutto quello che poi sarebbe accaduto. Cioè basta l'invidia, la gelosia, cioè anche il lavoro sui sentimenti per distruggere tutto quello che era stato, che era venuto quasi naturalmente, spontaneamente di bello. E qua vabbè si può lavorare in mille maniere, si possono fare disegni, si può fare questa espressione corporea, mille cose. È chiaro che il tempo dura la settimana, non è che uno riesca a fare, più altro vengono poi lì per fare delle cose successive in classe. Ecco, invece questo l'ho trovato, ho portato anche il giornale, perché l'ho trovato per caso l'anno scorso, nel 2010, era una fotografa, sotto ci sono i riferimenti, che ha raccolto una cinquantina di foto di bambini e delle loro stanzette, e attraverso proprio la descrizione delle stanze, questa qua è veramente una cella di un bambino schiavo di Brickball, ha cercato di lavorare sui sogni dei bambini, cioè perché a mio parere un'altra cosa, poi magari sbaglio, però un'altra cosa su cui oltre a sviluppare questo pensiero, il pensiero di progettare anche in piccolo, ma di coltivare qualcosa, comunque di vedere che anche chi vive in situazioni estreme comunque ha in mente qualcosa. Questo qua è infatti il bambino che non ha altro che poter lavorare, questo è il bambino invece ebreo ortodosso, quindi cisgiordano. Questo è il, ecco, questi sono gli estremi dove dormono i bambini, e il libro di Morrison, e qua c'è un bambino soldato e la sua baracca dove è stato ricoverato, lo stanno recuperando, che comunque ha un sogno, il bambino soldato vorrebbe diventare maestro. E questo è un bambino dell'estate a New York. I bambini hanno notato delle cose guardando queste foto, che i volti di questi bambini sono dei volti, cioè non esprimono felicità, serenità, anche quelli dei bambini che hanno tutto, cioè quindi apparentemente non manca nulla. E quindi si sono posti anche una domanda di questo tipo. Poi vabbè, non è che uno dia una risposta, che io credo ci sia una risposta unica, però questo è un modo per riflettere. Sono troppo lunga per gli altri. Allora, vabbè, questo... Vabbè, poi il lavoro procederebbe con i film, che magari chiaramente uno sceglie uno, che possono aiutare a conoscere. E poi si passa a leggere la Convenzione sui diritti dell'infanzia. E qua vabbè, traduco, sceglie alcuni articoli, traduco in disegni, con carte. Mi veniva in mente, noi abbiamo costruito il gioco della pace, per esempio costruire delle carte, tipo carte degli andanti, che sono stupende, e poi fa giocare i bambini, e da lì, cioè a partire da quello, niente. No, ma poi la parte successiva... Eventualmente puoi mettere la disposizione? Sì, sì, questo qua lo puoi mettere direttamente, perché poi vabbè, ho messo altre cose, però tanto serviva anche a me per... Io lo devo dire.